dipinto raffigura Pierluigi Farnese e fu eseguito da Girolamo Mazzola Bedoli. Pierluigi Farnese è il primo duca di Parma e Piacenza, figlio del cardinale Alessandro, salito poi al soglio papale col nome di Papa Paolo III, che è colui che diede origine al ducato di Parma e Piacenza nel 1545, staccando dai territori pontifici le due città di Parma e Piacenza e creando un territorio ad uso privato della propria famiglia. Pierluigi era un abilissimo militare, agli studi aveva preferito le armi, un carattere impetuoso, ribelle, divenuto nel 1537 gonfaloniere della Chiesa e anche abilissimo diplomatico. Il padre gli aveva infatti affidato missioni anche molto delicate. La sua carriera come duca non fu però altrettanto soddisfacente, poiché dopo soli due anni, nel 1547, le sue ambizioni e il carattere probabilmente impetuoso che lo portava a scontrarsi costantemente con la nobiltà locale piacentina gli procurò la morte. Nel 1547 Pierluigi fu ucciso da una congiura ordita probabilmente dal governatore di Milano Ferrante Gonzaga e in segno proprio di disprezzo per la sua figura, defenestrato e gettato nel fossato sottostante il castello. A questo episodio riferisce probabilmente l'ambientazione del dipinto, che secondo gli studiosi rappresenta uno degli ambienti del castello di Piacenza. La presenza della finestra sul fondo del dipinto riferirebbe appunto a questo gesto molto grave che la nobiltà locale di Piacenza compì nei confronti del duca. Sempre probabilmente a questo momento e a questo episodio storico fa riferimento la scultura che si vede alle spalle di Pierluigi, in cui Ercole uccide l'Idra, la seconda delle celebri fatiche di Ercole. L'Idra era un mostro a più teste che nessuno riusciva a sconfiggere, che invece Ercole riuscì finalmente ad ammazzare. Probabilmente anche questa figura richiama, diciamo, questa che era appunto la difficile situazione politica e la lotta di Pierluigi contro i feudatari, e richiama anche un mito, quello di Ercole, che per la famiglia Farnese è in qualche modo una costante nelle rappresentazioni, accompagna un po' tutte le vicende della storia familiare farnesiana. Pierluigi non indossa l'armatura, ma indossa un abito molto sobrio, accompagnato però da una spada, da un pugnale, e mostra i guanti nella mano destra, segno sempre di nobiltà. L'unico elemento che spicca cromaticamente è la croce dell'Ordine di Santiago o della spada, la croce rossa che si vede sul petto di Pierluigi, riferimento a questo ordine monastico militare che aveva un doppio compito: da una parte quella di lottare contro i musulmani, dall'altra quella di accompagnare i pellegrini in viaggio verso Santiago di Compostela. Il ritratto di Pierluigi Farnese fu realizzato da Girolamo Mazzola Bedoli e gli inventari farnesiani del 1680 documentano la presenza del ritratto nella sesta camera del Palazzo del Giardino, da cui poi il dipinto fu asportato e trasferito a Napoli da Carlo di Borbone nel 1734 per fare rientro a Parma nel 1943 e a quel punto entrò nelle collezioni della Galleria.